Iniziamo dal metodo che avete utilizzato. Oggi si vota la fiducia a questo governo su un provvedimento che non è governativo, ma un provvedimento che deriva da un'iniziativa parlamentare al Senato ed è un provvedimento che riguarda principi costituzionali in materia di famiglia e matrimonio. Principi costituzionali che riguardano prevalentemente la coscienza di ognuno di noi e proprio per questo motivo il dibattito in quest'Aula avrebbe dovuto essere aperto e molto lungo, ma soprattutto che ognuno di noi potesse esprimere la propria opinione liberamente proprio perché riguarda la propria coscienza individuale. Così non è stato. Ponete la questione di fiducia, ci dice il Ministro dei Rapporti col Parlamento, per una scelta politica, ma badate che quando la politica supera la coscienza, quando gli interessi della politica superano la coscienza, non si è più in una democrazia parlamentare, ma si entra in un'altra fase. Questo lo dico anche a coloro i quali hanno espresso dissenso rispetto a questa legge e che fanno parte della maggioranza. Ci avete detto, il Presidente del Consiglio ci dice, oggi l'Italia avrà finalmente una legge sui diritti civili. Ma se si parla di diritti civili, nel contenitore dei diritti civili c'è solo questo o c'è tanto altro? Perché se nel contenitore dei diritti civili, come noi pensiamo, c'è tanto altro, noi oggi pensiamo che in quest'Aula avremmo dovuto discutere e parlare di qualcos'altro, delle priorità vere dei cittadini. Allora vi chiedo, fanno parte dei diritti civili il diritto della certezza della pena, il diritto di difendersi in casa propria e di sentirsi sicuri fuori dalla propria casa, il diritto di sedersi al tavolo con il braccio armato dello Stato e Equitalia alla pari, il diritto al lavoro, il diritto per le imprese di continuare la propria attività, il diritto ad una paga decente, il diritto alla programmazione per gli enti locali e i cittadini, il diritto ad avere un mutuo per le giovani coppie a mettere su famiglia, il diritto all'assistenza per i disabili, per gli incapienti e per i non autosufficienti. Pensate se di quei 3 miliardi e mezzo di euro che avete investito nel business dell'immigrazione clandestina l'anno scorso ne aveste destinato qualcosa per questa gente che fa parte delle priorità di questo Paese. Il diritto alla tutela dei risparmiatori, al cospetto invece della tutela che voi fate degli amministratori delle banche che hanno truffato i cittadini. Il diritto ad andare in pensione dopo 40 anni di lavoro è un diritto civile o no? Il diritto a capire che tipo di normative ci sono e che tipo di leggi ci sono in questo Paese senza servirsi magari di un consulente. Il diritto ad avere la certezza dell'importo mensile della propria pensione senza che l'INPS ogni 3 mesi mandi lettere di pseudoconguagli di cui nessuno riesce a capire i calcoli. Il diritto dei lombardi, per esempio, a servirsi di quello che pagano e del proprio residuo fiscale e il diritto per cui all'autonomia dei territori. Questi non fanno parte dei diritti civili, queste non sono le vere priorità dei cittadini. Noi abbiamo subito la globalizzazione economica. Oggi voi state costruendo una globalizzazione socio-culturale interna a questo Paese. Prendo per spunto le tante aperture all'Islam, di cui qualche vostro amministratore locale, inconsapevole o incosciente, fa un'invasione totalmente incontrollata, la depenalizzazione dei reati, la riforma costituzionale che accentra tutti i poteri allo Stato facendoci tornare indietro di 50 anni e una legge elettorale dove darà priorità a quelli che si candideranno e avranno tanti soldi da spendere in campagna elettorale. Voi, e utilizzo le vostre parole, avete aumentato a dismisura il divario tra i poveri e i ricchi. Oggi i ricchi si possono ancora curare, i poveri non lo possono più fare. Avete fatto delle altre scelte, avete abbandonato completamente quelli che erano i vostri ideali, perlomeno a parole.
Oggi consegnate con questa ciliegina sulla torta alle nuove generazioni una società priva di valori e priva di regole con tutto quello che avete fatto precedentemente. Noi non capiamo se voi siete consapevoli di quello che state combinando, se c'è una strategia da questo punto di vista e se state costruendo un cambio socioculturale, allora ce lo dovete spiegare. Ma se non c'è una strategia e siete inconsapevoli di tutto quello che state combinando, allora tutto questo lo fate solo ed esclusivamente a fini elettorali. Oggi, con questa legge, qualcuno ne gioverà e magari voi pensate che vi voterà la prossima volta. Qualcuno che è agevolato e che ha la possibilità attraverso lo Ius Culturi di votare voterà per voi, probabilmente pensate questo. Ma vale la pena, a fini elettorali, distruggere tutto quello che siamo e che siamo stati? Questa è la domanda che oggi noi vi poniamo. Allora, se non siete consapevoli, o se magari qualcuno di voi lo è, fermatevi prima che sia troppo tardi. Fermatevi prima che alle nuove generazioni consegnate un mondo, una società priva di regole e di valori, dove ognuno potrà fare assolutamente quello che vuole. Non è il paese che vogliamo noi questo, e non è quello che vogliamo consegnare ai nostri bambini. Ai parlamentari che sono in giro nelle campagne elettorali per le parrocchie e che chiedono il voto alle parrocchie, oggi abbiano un sussulto di coerenza e di dignità e tentino di fermare questo scempio. Oggi viene lesa la sacralità del matrimonio e viene impressa una maternità surrogata indiretta in questo paese e qualcuno di voi se ne assume la responsabilità. Oggi a quei parlamentari chiediamo un sussulto di dignità. Chiediamo insieme a noi di fermare questo scempio, di fermare questo governo. Se no saranno gli elettori sicuramente a fermarvi, nella speranza che però non sia troppo tardi.